Cercando su Google film con maggiori incassi e passando alla classifica di Wikipedia, ci possiamo accorgere facilmente di un dato importante. Dei primi 20 film della lista, solo 3 di questi non sono film d'azione o sottogeneri. Il confine tra genere e sottogenere è come al solito molto sottile. In questa classifica, tuttavia, si può riscontrare una varietà interessante di combinazioni. Abbiamo i film più canonici, come Skyfall e Fast and Furious, azione-avventura, Jurassic World, film fantasy, Harry Potter, Il Signore degli Anelli e Avatar. Troviamo il sci-fi con Star Wars, Transformers e ultimi, ma non meno importanti, i film di supereroi. Alcuni di questi film hanno trovato il favore della critica, altri un po' meno. L'elemento significativo è che queste produzioni sono seguite da una quantità incredibile di persone. Anche solo per questa ragione trovo siano un degno oggetto di studio. Non esistono altri generi cinematografici che siano stati per così tanto tempo universalmente apprezzati dal grande pubblico. Ho deciso però di focalizzarmi su un elemento ben preciso di questi film, il modo in cui vengono rappresentate le donne. Ritrarle si è rivelato quantomeno difficile in tutti questi anni per gli sceneggiatori e i produttori dei film d'azione. Il numero di figure femminili con un ruolo chiave è davvero modesto e sono ancora di meno quelle che ricoprono ruoli da protagoniste. Infatti, non è necessario avere un occhio cinematografico particolarmente allenato per riconoscere personaggi femminili con ruoli passivi realizzati seguendo lo schema di quella che chiameremo la bella fanciulla. Si tratta di ruoli che di frequente vengono scritti con approssimazione e di conseguenza sono ben lontani dal poter essere definiti e sviluppati. La loro unica utilità è quella di essere l'oggetto non attivo delle azioni di qualcun altro. Il migliore esempio è Jupiter Ascending dei Wachowski. Mila Kunis pulisce i bagni, precipita e viene salvata da Channing Tatum. Total bullshit. Quando invece le donne appaiono in scena con ruoli attivi, possono ricadere in una sorta di schema composto da templates, ossia archetipi ricorrenti. Vedremo l'eroina, la combattente e la leader. L'eroina è un'aggiunta relativamente recente alla lista. Una sorta di pioniera di questo modello può essere Hermione Granger della saga di Harry Potter. Ma è con Katniss Everdeen, interpretata da Jennifer Lawrence, che viene ritratta al meglio. Si tratta di un personaggio vergine ed inesperto sotto più punti di vista. Deve farsi strada attraverso un tipo di violenza non convenzionale, usando logica e trucchi piuttosto che forza fisica, della quale questi personaggi sono spesso sprovvisti. L'eroina sembra non accorgersi mai dell'effetto che la sua bellezza ha sulla controparte maschile. Perché sto salvando me per qualcun altro. Oltre ad essere esteticamente bella, ha almeno una peculiarità che la rende diversa da tutti gli altri. Purtroppo, mentre The Hunger Games ci offre un ottimo esempio di un personaggio femminile forte che pensa con la propria testa e non perde tempo dietro ai ragazzi, altri film non sono affatto riusciti nell'intento di creare un'eroina convincente. Nonostante questo archetipo si stia diffondendo moltissimo negli ultimi tempi, la trappola in cui i personaggi femminili ricadono più frequentemente resta quello della combattente. La caratteristica più evidente di queste guerriere è l'interpretare coreografie di combattimento mirate a mettere i loro corpi in full display, modellate per risaltare le filiformi gambe, flessibilità e bellezza, la quale viene spesso usata come arma. Non è una coincidenza, infatti, che le attrici indossino sempre tute di pelle estremamente aderenti. Se invece ci troviamo ad avere a che fare con un antagonista, magari un po' più anziana rispetto agli altri personaggi, probabilmente ci troviamo davanti alla leader. Tutto ciò che fa è impartire ordini con freddezza glaciale e regale severità. È inevitabile a questo punto menzionare il Bechdel test, creato da Alison Bechdel nel 1985. Segue 3 criteri per misurare la corretta rappresentazione della donna all'interno di un film. 1. Ci sono almeno 2 donne che hanno un nome? 2. Parlano tra di loro e di qualcosa che non sia un maschio? Sarete sorpresi di sapere quanti film, anche di culto, falliscono di fronte a questo semplice test. Ovviamente, soddisfare i 3 punti non garantisce nulla sulla qualità generale del film,
ma anche solo il fatto che esista qualcosa del genere sottolinea quello che costituisce a tutti gli effetti un problema di questo e di tanti altri generi cinematografici. Come ho detto prima, esistono senza dubbio delle eccezioni. Molti filmmaker hanno dato prova di un approccio più maturo nei confronti della caratterizzazione delle donne nel cinema.